Gianluca Doremi, documentarista, Eva Carraro, la direttore della fotografia. Io parto, Gianluca, se mi permetti. Io do del tuo a Gianluca, perché ci conosciamo da tanti anni, è già stato nostro ospite. Io partirei da Eva, perché lei ha detto una cosa molto bella. Mi commuove vedere queste immagini. Lei che lo ha vissuto direttamente, lo ha realizzato insieme a Gianluca. Esatto, la creazione di ogni immagine, il post-produzione. E vederlo qui stasera è commovente, perché è una nostra creatura e sta prendendo corpo e insomma è emozionante vederlo attraverso un emittente e quindi sono felice. Bene, bene, bene. Passo a Gianluca invece. Senti, questo era un trailer ovviamente di una cosa molto più complessa. È un documentario sulla Laguna di Marano, visto tratterà temi sia sociali che naturalistici che storici. Un documentario di circa un'ora e mezza, no, un'ora e un quarto, sigle comprese, perché dopo, oltre a noi due, Eva direttrice della fotografia, io regista, saranno le musiche del maestro Francesco Menini, abbiamo come direttore artistico Davide Glerean, come consulente grafico Lorenzo Doremi, mio figlio che è stato anche lui la volta scorsa. Io devo ringraziare Miss Italia e Telefriuli perché ci hanno portato fortuna. La scorsa edizione avevamo presentato il primo documentario che avevamo realizzato e questo documentario ha vinto oltre 40 premi per il cinema indipendente. Segnalo uno su tutti che è stato l'Emerald Peacock di Berlino, dove abbiamo vinto il premio per la miglior fotografia, quindi complimenti al direttore della fotografia. Quindi Eva. Perché abbiamo gareggiato contro un film dove era presente il premio Oscar Jeremy Irons, che ha fatto incinta di premi, ma noi abbiamo vinto il miglior premio per la fotografia. Gianluca, voglio sapere ancora qualcosa da te, ma lo facciamo subito dopo la pubblicità, perché voi ricordiamolo, sei una realtà del territorio dove abiti tu a Aprilia Marittima. La signora invece, Eva, invece è di Padova, quindi ci fa molto piacere quello che stiamo facendo insieme. Andiamo a vedere un po' di pubblicità e poi torniamo a parlare con voi. Pubblicità, poi torniamo con Miss in Onda, rimanete qui. Con noi il documentarista Gianluca Doremi e direttore di fotografia Eva Carraro. Abbiamo visto un video bellissimo relativo alla Laguna di Marano, una loro nuova produzione. Se non l'avete visto perché eravate distratti, male, potete vedere nelle repliche, ma soprattutto questo video, Gianluca, dove è disponibile? È fruibile? Allora, al momento l'ho dato in esclusiva per Telefriuli, è la prima volta che viene fatto vedere. Io questo non lo sapevo e grazie davvero, questo è un bel regalo che ci fai. Finite le repliche, lo metteremo sul nostro canale YouTube, disponibile per tutti. A dire la verità, il documentario Tra la Terra e il Mare ha un canale proprio, quindi lo metteremo sia sul nostro canale YouTube, che è Macro Nature World, ma soprattutto sul canale YouTube Tra la Terra ed il Mare. Molto bene. Il documentario. Grazie per questa esclusiva che ci avete regalato, grazie, grazie davvero. Gianluca, come nasce la tua... Tu hai cominciato a fare documentari sugli insetti. Sì, tuttora. Come nasce questa passione? La passione ce l'ho fin da bambino. E per fortuna, adesso devo dire, anche grazie alla Capri KPS di Padova, che è legata al Museo degli Insetti di Padova, Esapolis, che ci hanno permesso di fare un secondo documentario, che anche questo ha vinto adesso al momento una dozzina di premi, ma ci fermiamo lì perché è molto di nicchia, che si intitola Il microcosmo dei Colleugani, e ha valorizzato la mia passione per gli insetti. In questo senso sono molto contento, perché c'è, tra l'altro, Il microcosmo dei Colleugani è stato presentato un piccolo spezzone su Gheo, su Rai 3, è stato fatto vedere. Adesso, ritornando un attimo sul vecchio, siamo anche molto contenti, siamo in finale al Cittadella Gheo Film Festival, che è uno dei 12 festival ambientalisti d'Europa. Per l'Italia e a Cittadella siamo in finale. Complimenti Gianluca, grazie. Passo a Eva invece. Vedere questo filmato qui, io mi sono immedesimato, se si può farlo nel suo lavoro, com'è stato? Con passione. Sicuramente non è stato difficile affrontare tutto, e anzi c'è stata un'evoluzione per me a livello emotivo, psicologico e professionale, perché ogni lavoro ha un suo sviluppo, una sua ricerca e quindi è una crescita continua. E comunque non ho riscontrato difficoltà, ma solo
felicità. Ed ora avrete sicuramente delle grandi soddisfazioni. Grazie, certo, per questo regalo che ci avete fatto. Grazie davvero, Eva, direttore della fotografia, e grazie a Gianluca Doremi, documentarista. Grazie per essere stati con noi. Potete accomodarvi. Potete com'è? Che bella sorpresa, che bel regalo ci avete fatto. Bene.